Voglio parlarti di un mio sogno ricorrente che ho avuto tra i 3 e i 4 anni. Da bambino mi è capitato spesso di sognare me che attraversavo una parete. Esattamente in un determinato punto della mia casa, io sognavo di passare e andare oltre in un altro ambiente. Al risveglio di questo sogno, io andavo dai grandi, dai ragionevoli grandi, e raccontavo che esattamente in quel punto c'era una porta e al di là di quella porta c'era una stanza fatta in un determinato modo. Questo era il mio sogno, sogno magico, che però dai grandi, dai ragionevoli grandi, veniva preso come un sogno di follia. A distanza di anni, a distanza di molti anni, ho scoperto che esattamente in quel punto c'era una porta murata. Murata chissà da quanto, da 100, da 200 anni, e al di là di quella porta murata esisteva un ambiente che nessuno a casa mia sapeva di esistere. Ed era esattamente come io lo vedevo e come io per molte, molte sere l'ho raccontato. Quella era una casa abitata da generazioni dalla mia famiglia. Chissà, forse una memoria o qualsiasi altra cosa di magico. I grandi, i ragionevoli grandi, mi dicevano: niente. Niente può attraversare un corpo solido e quindi questo è solamente un sogno di follia. Ma nella ragione c'è sempre un po' di follia e nella follia c'è pur sempre un po' di ragione. Un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche. Appoggio le carte sul tavolo e ti chiedo di toccare una carta qualsiasi. Tocca la carta che vuoi. Molto bene, il 5 nero di picche è la carta che hai scelto. Chiaramente il 5 è scelto casualmente in questo mazzo dove noi abbiamo a disposizione tantissime altre carte. Questa è la carta che hai scelto e questo è il pacchetto di sigarette che io chiedo in prestito a uno spettatore. Da uno spettatore qualsiasi io chiedo una sigaretta in prestito e questa è la sigaretta che mi viene data. Faremo il gioco con la carta scelta dallo spettatore e con la sigaretta presa in prestito. Un gioco di equilibrismo. Appoggio la sigaretta così sopra la carta e noi vediamo che la sigaretta riesce a rimanere in equilibrio sulla carta da gioco. Così, magicamente, la sigaretta in equilibrio sulla carta da gioco. Ma questo non è un gioco di equilibrio, questo è un gioco dove noi vediamo un oggetto solido attraversare un altro oggetto solido. Ecco qua, magicamente, la sigaretta che può passare avanti e dietro attraverso la carta da gioco. Tolgo la sigaretta, posso far completamente controllare la sigaretta. La carta poteva essere addirittura firmata dallo spettatore e essere esaminata e restituita allo spettatore. La sigaretta che attraversa la carta da gioco.